Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono JSmash e come potete sentire forse dalla mia voce non sto molto bene, però porto lo stesso e registro lo stesso un video per voi ragazzi. Episodio precedente di Jimmy and the Pulsating Mass abbiamo incontrato un nostro amico orsacchiotto, non so quanto amico quanto lo possiamo definire amico, però avete capito insomma. Allora, prima di combattere e andare a affrontare quel nostro vecchio amico, direi di andare a comprare un paio di cose. Cosa non lo so di preciso. Magari una sveglia. No, forse una sveglia. Poi tre sveglie riesco. Oh, fantastico. Meglio ancora. E per curiosità. E inoltre mi sentirete, oltre a sentirmi con la voce molto nasale, mi sentirete tossire un sacco. Quindi mi dispiace, che voi sentiate me tossire o cose del genere, però non posso farci molto, stessa cosa per la voce nasale, è meglio secondo me fare così che non portare per un giorno un video. Che so che molti di voi potreste dire anche, ma non portare video, rimani a riposare, eccetera, eccetera. Perché non darvi qualcosa di bello come un video? Anche se appunto ho la voce parecchio nasale. Però, come dire, è una cosa carina secondo me. Riuscire lo stesso a cercare di portare un video. Riuscire lo stesso a portare un video, volevo dire. Andiamo. Sì, bravo. Dai! Sì, non sei capace. Oh, grazie. Accidenti, sono già così tosti. Come primo tentativo, ho paura di vedere poi in futuro. Ok. Ah! Dannazione! Ok, almeno siamo riusciti a fuggire. Ora, come potete ben vedere, sto cercando di evitare immediatamente tutti i nemici, perché non ho voglia di combatterli, perché voglio avere più salute e MP possibili. Non posso dire la lettera M, che è la cosa più orribile da sentire in assoluto. Ok. D'ora in poi facciamo questo su tutti, così almeno possiamo fuggire praticamente senza problemi. Avete visto? C'ha degli occhi rossi. Allora qua. Ora iniziano ad arrivare le mostruosità? Non ancora. Fai così. Chi se ne frega se gli altri attaccano o meno? Non sapete neanche la fatica che sto facendo per non tossire in video, durante il video. Ok, ora iniziano ad arrivare le mostruosità. Eccovi qua. Ma ciao! Adoro quello lì che tiene in testa la mano ed è tutta sanguinata. Ok. Giù. Show per bambini, vero ragazzi? Questa è una battuta che ho già fatto nell'episodio precedente. Però, perché non farla anche adesso? Vabbè, addio. Secondo me quello lì è Jimmy. Non so perché, ma secondo me quello lì ha inquietantemente lo stesso taglio di capelli di Jimmy. Vai avanti così. Così. Puff. Siamo quasi arrivati. Salva, perché non si sa mai. Ora, che facciamo? Innanzitutto, chi usiamo come trasformazione? Allora, probabilmente quello che ci... Allora, innanzitutto possiamo fare una cosa, ovvero andiamo su immaginazione, possiamo sostituire Mental Clarity con qualcos'altro. Che potrebbe essere... questo qui. Sì, vediamo se per caso c'è qualcos'altro, però secondo me
Quella è la scelta migliore tra tutte. Sì. E direi di... Sarebbe forse furbo... Non neanche tanto, perché abbiamo già abbiamo già Helga. Non abbiamo nulla da rubare. E non vorrei fare l'orso. Probabilmente andrò per l'uccellaccio. Eccomi qua. E comunque secondo me mi sa che abbiamo sbloccato tutti i nemici trovabili, diciamo. Eccoti qui. Devo tossire un secondo, anche se questo sarà, lo renderà questa scena un po' meno drammatica. Ok. Ah, ok, non lo vedevo, non l'avevo visto subito, mi ero un attimo preso un colpo. Ok. Facciamo che... Partiamo subito con questo. E tu attacca normalmente. Che bello rallentato. Ok. Questo, sì. Batti il 5 a Buck. Ha morso Tizia. Sinceramente parecchio fastidioso. Cosa possiamo fare? Fai anche attaccare normalmente. Ok. Ora. Questo qui per bella bellezza di 500 di danno, secondo me lo farei. Sembra una buona idea. Ok. Allora forse è meglio ancora aspettare. Forse è meglio... Attacca e basta. Attacca e basta. E attacca. Ok, adesso fai la confusione. Tu fai questo e tu attacca normalmente. Sì. Ok. Ora attacca tu con questo. Tu fai Meg combo. Io ballo ora con tutto il naso da bado. Batti Chica Buck. Ok, fantastico. Ora tu inizia con in rage e tu battiti il 5 da sola. È un po', più che inquietante, è strano, però vabbè, dettagli. Ok. Fai così. Tu attacca normalmente. Oh yes. I danni sono interessanti, non è la mia mossa preferita in tutto il gioco, però è una mossa interessante a dir poco. E fai un sorriso. Ok. Beh, attacca normalmente, suppongo. Riuscirei ad attaccare lo stesso Buck? Forse no. Oh, due ora me ne attacca, eh. Così è bene, non puoi far molto. Oh! Così. Perché ti divertiva farlo. Va bene. Ok, che possiamo fare? Potrei diventare un fiore.
un po' fastidioso, però lo rimane, eh. Bene, diventa fiore. Ok, e fai pep talk su Helga e beh, back. Fai la tua roba. Ah. Ok, vuoi fare proprio l'antipatico, eh? Ok. Vai con Farting Smile per curare un po' tutti. L'importante è che non faccia di nuovo quella mossa. Ok, questo è già un po' meno... un po' meno... Non si, so che non si dice, ma un po' meno peggio. Accidenti. Prova, continua a fare così, a curarvi. Ok. Usa pep talk. L'importante è che non faccia quella mossa. Ma che... Ma lo fai apposta, vero? Pep talk su Helga. Non farlo più però adesso. Ora però moriamo lo... Ti odio. Ti odio, dannato. Ah, fastidio. Riproviamo. Non abbiamo molto altro se non magari farmare. Però i nemici che si incontrano lì sono fastidiosi da farmare. Però sono anche quelli che più o meno danno più esperienza. Magari c'è qualcosa di interessante che possiamo comprare. Qui cosa c'era? di attacco magico. 300 fisico, magico. Confonde, danno magico. Non so. Nessuno di questi oggetti mi sembra più di tanto utile. Vediamo magari qua. Qui non mi ricordo più che vestiti c'erano. Ah, ok. Oggetti molto utili. Dannazione. Vabbè. A midnight. Cioè, no, era il posto dove si mangiava. E quindi, boh. Riproviamo, suppongo. Mi dà un sacco fastidio doverlo rifare. Guarda, non c'era nulla, giusto? C'era solo il letto. Sì. Scusate. Riproviamo. Forse conviene essere bully. Vediamo un attimo gli stati dei personaggi. 5.000 di esperienza. 4.000. Ok, possiamo far salire Helga di livello. D'accordo. Però magari dovrei diventare un blob, perché così almeno nel farmare mi aumenta anche la difesa. Ok. Allora. Attacca, attacca e attacca. Fatto fuori. Ora tocca a te. Oh, grazie mille. E ora tu avrai un... qualcosa di un po' più particolare. Perché tu farai... Tu non farai niente.
Tu attaccherai e tu userai. Oh, 10 dollari. Ok. No, non che mi interessino, però ehi, 10 dollari. Ok. Ok, bastava anche quello. Elga livello 20, fantastico. Ok. Direi che possiamo andare avanti. I bambini che ridono. E il fatto che io non sento benissimo la musica di sottofondo perché devo tenere basso il volume, altrimenti altrimenti si sente anche durante la mia, cioè sul microfono si sente il volume del gioco. E vi dico che non è una cosa fantastica da sentire. No, non lui. Cacchio. Resisti, Buck. Fatto fuori, ottimo. Ora tu ti proteggi, tu attacchi e tu una spirale oscura. Ok, ottimo. Magari forse per divent meglio diventare bullo. Beh, dipende, quanto hai di immaginazione? 600, 700 anzi. D'accordo. Beh. Forse di rimanere orso è la scelta migliore per l'attacco in più e la difesa in più. Che per il momento diventiamo bulli. Ora non c'è più bisogno di combattere questi tizi. Ah, non attaccateci. Ci attaccano. Ah. Scappa. Ok. Ora c'è la parte tutta buia. Che però già ben conosciamo. Ok, fai così. È una mossa molto buona questa qui, quella di poter fuggire. Forse fin troppo buona. Non che mi lamenti, ovviamente. Perché dovrei, insomma. Cioè, è ottima per non dover affrontare moli di nemici. Ok. Partiamo già con loro, eh. Che bel modo per iniziare. Ok. Questi qui sono di un fastidioso. Ok, siamo quasi arrivati però. Lì c'è il cadavere del presunto Jimmy. Ora si sale, siamo arrivati. Prima di iniziare, ovviamente vorrei anche dare un po' di saluto ai nostri cari vecchi amici. Salva, qui sotto magari. Skill, Helga. Helga? Sì, Helga. Fai così. E fai. Che è diventare un orso. Però se divento un orso, ciò vuol dire che devo sostituire Rampage con qualcos'altro. Che potrebbe essere Sticky Build, non ce l'ho già. Bullo. Gateway. Non lo so. Non è che ci sia molto alto, forse Mental Clarity è la scelta migliore. Sto vedendo balle magari, però non c'è molto altro. Leech potrebbe essere buono come mossa da imparare con l'orso, però oltre a quello non saprei. Qui sotto non abbiamo ancora sbloccato nulla, oltre agli anticorpi. Che, ma aspetta un attimo.
Ma sono stupido, me ne sono accorto solo adesso. Questo che dice resisti al malato. Però noi siamo già resistenti. Fai così, allora. Fai questo. E allora aspetta, meglio dare un aumento al danno. Sì, decisamente. Ok. Prova a salvare di nuovo. Ok. Bam. Fatti sotto, lurido. Ok. Ora, vediamo cosa possiamo fare. Allora, partiamo con... Ok. Rampage all'inizio potrebbe essere una buona idea. Rex Charge. E attacca normalmente. Ottimo, un critico. Questa è una delle cose che mi piace vedere. Metti 5 back. Tanto parte sempre per prima. Ok, non siamo ancora in una zona di pericolo. Fantastico. Cioè, ma scusate, abbiamo già... Cosa? Avete visto quanta salute è rimasto? Una cosa assurda. Questo. Batti il 5. Va benissimo. Wow. Fare un bel combo. Con Fartic Smile. Non so perché, ma adesso stiamo andando molto meglio rispetto a prima. È vero che abbiamo ottenuto un sacco di critici di seguito, cioè di fila. Però porca miseria. Sempre. Fai Sticky Pilgrim per rallentarlo, che secondo me è più veloce di quanto dovrebbe essere. Normalmente cura tutti, sì. Rimanete sempre al massimo della vostra vita. Ok. Rampage. Ancora un turno, posso usare un bully. Aspetta, forse, perché poi diventerei a 18. No, non, attacca normalmente. Ok. E tu fai sempre un sorriso. Sono sorpreso da come stiamo andando bene. Ok, stiamo attenti però. Ben combo. Te, 50 di salute massimo su di te. Ok, non può attaccare lui, ma va benissimo. Fai questo. Battiti di nuovo da solo al 5. Ok. Mi manca ancora pochissimo, l'abbiamo fatto fuori. Solo tu puoi attaccare. Vale la pena attaccare. Prova con Black Spiral. No, alla fine, non dirmi che così non prende l'esperienza. Ok. Ok, stai iniziando a fare mosse stronze, però questo non è il punto. Diventa fiore. Diventa fiore. Vabbè. Lo possiamo far fuori, sì. Però voglio avere Buck in vita. Quindi, diventa fiore. Fai.
Comforting Smile. Fai Pep Talk su Buck. Ok. Ottimo. Non fare di nuovo quella mossa. Va benissimo. Perché adesso... Spero che non one shotti Jimmy. L'unica cosa che temo. Che posso. L'unica cosa che temo. Ok, non l'ha fatto. E sei morto. Yes! Haha! Suka! 4500 d'esperienza e 2200 soldi trovati. Che cosa sono? Marcio dentro? La massa pulsante mi ha promesso più tempo. Jimmy, possiamo ancora? Possiamo ancora essere amici? Basta che tu venga con me. Buck! Buck! No! Oddio, no, Buck! Oggi è un giorno speciale. Sai perché? È un'altra giornata con cui, che posso spendere con te. Oggi è una giornata speciale. E sai perché? È un altro giorno che posso spendere con te. Ah. Oggi è un giorno speciale. E sai perché? È un altro giorno che posso spendere con te. Giochiamo un gioco. Se ti svegli, smetterò di piangere. Cosa? Oddio! No! Buck! Il mio amico Buck! No, abbiamo perso il nostro amico, il nostro fratello! E siamo entrati in un mondo 8-bit! Helga! Mulgren. Oh, sei sveglio! Tu e quella brava signora siete appena apparsi in questa casa un giorno. Non so da dove voi veniate o come siete riusciti ad arrivarci, ma sono felice che voi stiate bene. Magari puoi aiutare a far svegliare quella signora. È rimasta così da quando l'ho incontrata. Helga. Dovevi dirmi che tua nonna non ti aveva dato quell'orsacchiotto, Jimmy. Porca miseria. Svegliati. Non adesso, Jimmy. Spavento. No, niente. Questi sono i ringraziamenti che mi dai? Devo veramente fermarmi di aiutare le persone. Porca miseria. Oddio. Dove siamo? Oh! Questa è una buona cosa. Mi dispiace un sacco per Buck. Buck era un figo. E qua esco? Jimmy non se ne vuole andare senza la mamma. E che cosa posso fare? Devo continuare a parlarle. Ah, ok. Eh? Quell'oggetto là fuori? Ah, sì. Quella era stata una circostanza sfortunata. È uscito una persona parecchio larga. Lo zio. L'ho trovato sdraiato per terra, sull'erba, vicino a quel meccanismo. Era coperta di una gelatina verde. Ho cercato di ritirarlo su e fargli fare una doccia, ma lui voleva... lui è semplicemente rimasto lì sdraiato finché non ha iniziato a piovere. mi dispiaceva per lui, quindi l'ho portato dentro, l'ho trascinato dentro. Quello sembra che sia stato uno dei peggiori sbagli che abbia mai fatto. Ha mangiato tutto il cibo che avevo e non mi ha mai aiutato in casa. E comunque... E comunque lui era così...
Lui pensava che fossi io quello che doveva sentirsi in colpa, per una che... come se io non avessi fatto abbastanza. Lui è rimasto sdraiato per in casa tutto giorno e notte. Proprio come lei. Ora. Ora, in verità, ora che ci penso, ha speso molto del tempo nella stessa posizione di quella brava signora. Tu penserai che io avrei meno pazienza con lei per le esperienze che ho avuto con quell'orco disgraziato. Ma c'è qualcosa incantevole riguardo a lei. Molti... io potrei essere caduto in amore per lei nonostante la mia età. Mi scusi. La signora parla. Che voce magnifica. Dov'è quel signore adesso? Oh, quel tipo? Non è importante. L'ho portato e l'ho inviato a sud di Kingland. Ora che però sei sveglia, angelo mio, magari possiamo iniziare finalmente a conoscere uno con l'altro. Sono una donna sposata, signor Mulgren. I tuoi occhiali sono carini. Jimmy, sono veramente delusa da te. Sono veramente delusa. Molto, molto delusa. Ma io ti perdono perché ti amo. Devi ancora trovare un modo per scusarti, ma io ti perdono. Ora andiamo a cercare tuo zio. Porca miseria. Come biasimarla? Le abbiamo tenuto nascosto un orso omicida o qualcosa del genere. Oddio. La marcia del re. Punti interrogativi. Interessante. Oh, e lì c'è la clubhouse. Oddio. Lars. Oh, ciao sorella. Ciao Jimbo. È passato un po' di tempo, eh? È così bello vederti. Ma perché sei dentro, hai indosso un vestito? Non lo so. Qualche strano tipo fatto di blocchi me l'ha messo dentro e mi ha detto di rimanere seduto qui. Beh, ho trovato. Poi ho pensato che questo era un posto migliore come altri. Ah. Beh, ciao Lars. Oh mio. Huh. Immagino che dovremmo andare di qui. Oh. Piede di coniglio. Ok. Allora. Facciamo che innanzitutto cambiare con qualcosa che vorrei... che mi sarebbe comodo potenziare. Magari il fiore, sapete? Potenziamoci il fiore. E inoltre avete visto chi c'è? Oddio. Un ghoul e un mago goblin. Che figo. Ok. Non hanno neanche molta salute. Ok, è un posto di fuoco. È un morso potente. Ok. Niente di troppo complesso. Il goblin mago sta parlando con una lingua sconosciuta. Tu, pesce. Che ci fai lì? Secondo me quel pesce è qualcosa di importante. Ha qualcosa di importante da dirci. Un goblin è un goblin mago. Batte il 5 a Jimmy. Non si sa mai. Ah, è veloce a quanto pare il goblin. Ok.
Non sono neanche così tanto forti, in effetti. 151 di da... Oh, wow, ok, fai male. Non attaccare lui. 3 volte, ok. Proprio cattivi fino alla fine. Ok, povero Jim. Come se avesse fatto qualcosa di male, oltre ad aver mentito a sua madre. Ok. Skill Helga Patarapa Papa Pa. Ok. Forse non è ancora il caso di andare per di qua. Però innanzitutto magari posso... Non posso ancora andare nella Clubhouse Kingland e Kingsmarch. Ok. Direi un attimo ancora di andare qui, perché secondo me... Mamma mia, questo raffreddore mi sta uccidendo. Non so se si sente. Probabilmente sì. Ok, va bene, combattiamo ancora con Tizio. Vai. Mi piace questa idea comunque della... del pixellato. Molto più pixellato di quanto lo è già questo gioco. È un'idea proprio carina. Ok. Smetti di fare esplosioni, maledetto mago goblin. Ok. Va bene, salito di livello anche il nostro amico fiore. Ok. Probabilmente sarebbe meglio andare qui, però secondo me questa è un hub. Oddio. Sì, infatti. Oddio, mister meraviglioso. Questo è orribile. Lo sapete che io sono un amico del... Sono un amico vicino del... del signor Groos. Mi dispiace, signore. È il nostro metodo d'affari. Non possiamo... non possiamo darti dei soldi con... non posso dare dei soldi a qualcuno con la sua... con i suoi... La sua storia dei crediti. E quale sarebbe il problema? Non c'è non c'è nessuna cosa sbagliata nella mia storia dei soldi... nella mia meravigliosa storia dei crediti. Lascia che ti dica io. Io sono una persona veramente importante e ricca. Non saprei che dirle. Non possiamo accettare questo, signore. Beh... sappi che questo, che Mr. Groos saprà di questo. E quando lo saprà, beh... le assicuro che si ritroverà delle conseguenze molto ranose. Molto ranose. Oh, mi dispiace che tu abbia dovuto assistere a questo, Jimmy. Non c'è nulla di cui preoccuparsi. È solamente tutto solo standard business con... per un profilo... business di altro profilo. No, scusate, è solamente del business standard per una persona come me di un profilo molto alto rispetto al business. È molto complicato, probabilmente, sono sicuro che non avrai capito. Ecco, comunque è bello vederti di nuovo, ma ho delle cose un po' più complesse che devo fare, quindi è meglio che debba andare, Jimmy. Questo posto è un posto orribile. E non sto parlando riguardo a Mister Orribile, il mio partner di racquetball. Lui era un tipo veramente a posto. Ok. Quindi qui abbiamo la banca, qua abbiamo una chiesa. Ok. Ehi, Timothy, ciao. Vediamo chi c'è ancora. Probabilmente però queste cose le vedremo nel prossimo episodio, perché magari... Oh, questa è la scuola. Se riesco a trovare... Ah, eccoti qui.
è più piccolo rispetto al solito. Vabbè, direi che per questo video è tutto, quindi vi chiedo di lasciare un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando, no, non voglio cambiare la difficoltà, voglio salvare, quindi lasciate un bel mi piace, commentate, iscrivetevi al mio canale se non l'avete fatto, iscrivetevi a tutti gli altri canali correlati, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando, e quindi noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto salato e ciao!